Buongiorno, sono io, Johnny Spencer, sono qui con... Spero Gunther, Gunther, piacere ragazzi. che siate pronti perché siamo con il secondo quarto del PWT. Dopo questa battaglia ci saranno le semifinali e sono la parte più importante in cui devi arrivare perché solamente una delle persone che arriva in semifinale non andrà alla fase finale. Quindi vincere questa ti dà molte probabilità di andare avanti, hai il 75% di andare avanti se vinci questa. No? Beh, sì. Con chi inizierà Mirton? E con chi inizierà Adriano? Tu hai qualche idea? Beh, Boh, chi lo sa. Lo lo scopriremo vedremo presto. adesso, no? Sì, direi. Bene, ragazzi, adesso la battaglia sta per iniziare. Fate partire la musica, ragazzi! Wailor contro Houndoom. Ha voluto rischiare poco mandando Houndoom, essendo il Pokémon, diciamo, più inutile in questa battaglia. Inizia con Sludge Bomb. E lui Rain inizia con Dance. Rain Dance. Bella mossa. Un altro Sludge Bomb. Leo con E Water Wailord Spout. va con Water Spout. Vabbè, Houndoom non ha speranza in questo caso. Chi manderà adesso? E beh, è una bella difficoltà di scegliere chi mandare. Bisogna scegliere per bene, ragazzi. Questa prima battaglia è parecchio importante. Manda Scraftry. Water Va con Sprout, Water che Spout. non fa molti danni. Egg Jump Kick elimina Wailord. Moxie aumenta l'attacco di Scraftry. Vuole provare così. Chi manderà adesso? Manda Ludicolo. Ludicolo. Surf Ci che prova col devasta Surf. ed elimina il Pokémon. Va di Bisharp, uno degli unici Pokémon che può resistere ai colpi di Adriano. Surf però basta. Però viene shottato. Però ancora Hunchcrow. Surf non basta. E Aerial viene Ace buttato giù. che elimina il Pokémon. Mirton è parecchio svantaggio in questo momento. Dubito che riuscirà a Vai con ribaltarla. Tentacruel. Ice Ice Beam Beam e finisce. finisce il Pokémon. Sembra essere proprio la fine, ragazzi. Ma con Va con Crocodile. Crocodile. Clear Body. Evita Già, direi. il minus di attacco. Però è un attaccante speciale, quindi non si arriva tanto. Esattamente, direi. Vai Idro con Pompa. Dadropamp. Niente da fare. Troppo veloce il Pokémon. Manda Tyranitar. Prova con la Mega Evoluzione. Idro Pompa. Non elimina Tyranitar, ovviamente. Earthquake. Butta giù Tentacruel. Penso che sia piuttosto palese che sarebbe successa una cosa del genere. Infatti. Tocca a Whiskash. Di nuovo di Earthquake, niente da fare. E Whiskash va ancora di Tiranitar Earthquake. regge. Ma con altro Earthquake, Whiskash viene buttato giù. Però sappiamo entrambi che... Beh, manda Gyarados, però... È finita. Lo Mega Evolve anche. Earthquake elimina Tiranitar. Beh, diciamo proprio comunque. Comunque Mirton, onestamente, ha avuto il suo momento, poteva forse farcela, ma purtroppo è stato abbastanza sfortunato, diciamo. Infatti. Adesso cosa ci aspetteremo dalla duo? Non so quale cosa potremmo aspettarci, ma spero che sarà interessante, lo sai? Beh, Anche io spero che sia interessante. noi ci vediamo tra poco, ragazzi, alla 2. Bene, ragazzi, siamo tornati. Siamo alla 2 ora. Quindi beh, siamo alla duo. E adesso Mirton deve riuscire a fare un mezzo miracolo. Penso che non ce la farà, però non lo sapremo mai, no? Finché non vedremo. Infatti. Bene, spero proprio che sarà una lotta che avrà i suoi colpi di scena, ma non lo so, speriamo bene, dai.
Vediamo adesso con chi iniziano. Wailord. Wailord. Eludicolo. Eludicolo. Contro Crocodile e Houndoom. Sludge Bomb. Outrage su Wailord. Peccato. Surf li butta giù tutti. E Wailord setta la Rain Dance. Adesso si fa molto difficile per Myrton. È finita, ragazzi. Ancora Scraftry. Ma sicuramente lo dico andrà di surf. È finita, ragazzi. Sarà un 6-0 probabilmente. Beh, no, visto che Wailord potrebbe anche morirci dal suo surf. Quindi un 6-1 potrebbe essere. Massimo. Ma andrà a finire sicuramente così. Non c'è più niente da fare per Rakoso. Surf che infatti butta giù. Oh, Scrafty resiste. Scrafty resiste. E non serve a niente. Promessa. È finita, ragazzi. Finisce 6 a 1. Però mette la sabbia. Anche se comunque non servirà molto. Evoluzione X-Scissor che elimina Ludicolo. Idropompa su Bisharp. Idropomp che fa metà vita. E Milotic crit. Incredibile. Whiskash e Gyarados. Bisharp aumenta ancora di più su attacco. Earthquake. Gyarados va di Earthquake. È finita la battaglia, ragazzi. Stone Age elimina Gyarados. Earthquake. Però beh, siamo 2 contro 1. Mi sa che... Sì, è finita. Hydropompa. Hydropump butta giù Tyranitar. Ed è finita. Finisce così, ragazzi. 12-8 per Adriano. Che vince questa battaglia. Beh, è andata parecchio. Questa è stata una battaglia parecchio sfortunata, diciamo. Sì, infatti. Probabilmente Milton sperava che quello Sludge Bomb buttasse giù subito Ludicolo. E invece non è andata così. Non ha ragione? Gunther? Sì, ho dei problemi, scusami. Ok, comunque molta sfortuna da parte di Myrton. Infatti. Beh, io direi che questa battaglia qui finisce qua. Noi ci vediamo alla prossima, che sarà... Luna contro Norman. Beh, ciao ragazzi. Ciao ragazzi.